Bene, ragazzi e ragazze, siamo qua alla fine di questo infinito weekend, questa domenica di Phillip Island, che tra un po' la facevamo in notturna, Ah, la gara sì. 2 tennis. Ciao Riccardo, ciao, ciao a tutti. Non so in quanti sono svegliati questa notte a seguirci, ma ormai era mattina perché c'è stato un forte ritardo nel campionato nazionale. Hanno avuto un problema tecnico a un motore, ha perso tanto olio Molto e quindi importante. sono slittate di tanto le partenze delle due gare, sia della Supersport che la nostra della Superbike. Anche perché l'olio appunto è rimasto in pista dalla curva 1 fino all'uscita della curva 2, c'erano tipo 40-50 marshal a cercare di ripristinare le iniziali condizioni del tracciato, quindi hanno dovuto Sì, lavorare no, molto. tra l'altro diciamo che anche in curva 3, che è la curva più veloce del tracciato, è una curva che fai di sesta piena, quindi No, no. non è proprio sicuro. È stato giusto ed è stato secondo me corretto essere safe, la direzione di gara è stata molto in sicurezza, ha lavorato bene, ha lavato bene tutto, infatti nella ripartenza comunque la pista era perfetta, Certo. però ci ha fatto perdere un paio d'ore alla Un paio d'ore, sì. fine. Sì, noi poi abbiamo recuperato un po' perché la Supersport ha fatto taglia, Nove giri, gara dimezzata, nove, esatto. però sì. Ascolta, Comunque, proprio giusto una battuta sulla Super Sport. Dai, io penso, bravissimo, Iari Montella ha vinto ieri, ha vinto oggi. Iari Tanto di Montella ha cappello, fatto Iari. doppietta, quindi Bravo. complimenti a lui, complimenti al team Barney Bravo. perché hanno fatto un lavoro perfetto, non è che gli puoi dire Tu niente, è sei un perfetto. vero opinionista professionista perché sei imparziale, hai un grandissimo rispetto. Guarda, secondo me se tra 2 o 3 anni te ne vai a Sky, una Ti posso fare il posto? Sì, ma guarda, sì, cioè, allora, cioè, magari No. qualcuno poi ti romperà le scatole, i piloti, però dai, secondo me alla fine in questo paddock c'è sempre qualcuno che ci viene a fare un po' di pulce, no, a parte le battute. No, Dennis, ci tengo a grande. essere Bravo, realista no, no. Grazie Denis, e dico, quando uno... e i nostri appassionati questo lo riconoscono perché poi parliamo, ma Denis posso dire che veramente, io vedo tra i nostri appassionati, anche nel paddock, la gente ti ferma, ti dice appunto, cavolo, grande, oggi due ti hai chiesto anche la foto, cioè dici, cavolo, Sì, è questo. è vero, anche oggi. Perché comunque dai, ci seguono, ci seguite e ci fa Dai, molto piacere, questo ci rende contenti. assolutamente. Perché dai, vuol dire che lavoriamo bene. Bene, bene, mi fa piacere. Allora Denis, oggi Dai. tanta azione, bravissimo Alex Lowes che ha vinto stamani la Sì. Super Pole Race, poi ha vinto gara 2 davanti ad Alvaro Bautista, terzo Danilo Petrucci al suo primo podio stagionale, quarto Iannone, siete arrivati lì a giocare una grande sfida tra due grandissimi amici, Siamo due arrivati in piloti. volata 0-0, proprio in volata, ha vinto la volata Petrucci. E ne aveva un po' di più sul finale, sì. Diciamo che è stata una gara un po' strana perché già partiva in Esatto. configurazione in format flag to flag, come sappiamo, no? Quindi 10 giri più Esatto. 10 giri. E purtroppo, dopo pochi giri della prima parte di gara, ecco, Toprakadotto, primo Topra episodio. carotto, però lì non ha creato nessun No. problema. Ha solo rotto il motore, poi è caduto Ria E e lì invece è lì. rimasto a terra. Infatti, dai, spero che tutto bene. Da quello che so, non si è fatto Sì, no, no, Gianni è nulla, solo tornato un appunto. brutto spavento. Sì, ha preso una Ecco, botta alla quindi, testa, oh, questo è quanto ha comunicato Yamaha. giusto. Ah, ok. Però sì, sul subito non c'erano immagini dell'incidente, tipo noi qua eravamo anche un po' preoccupati. Poi è arrivata fortunatamente la notizia che lui era cosciente, questa cosa più importante. Ci dispiace tantissimo per Ray perché è stato un weekend molto, molto complicato, però noi Gianni lo aspettiamo davvero forte nella prossima gara a Barcellona tra meno di un mese. E poi lì siamo ripartiti. Siamo ripartiti e la ripartenza ha un po' cambiato tutte le carte in gioco. Ecco. Perché comunque i valori in campo non erano più gli stessi. Noi, ad esempio, Andrea, Aveva un gran lui ritmo. nella prima parte di gara aveva un ritmo esagerato, appena avuto pista libera ha fatto Fortissimo subito era. un tempo stratosferico perché ha fatto 28,6 e in quel momento era un secondo più veloce, di quelli che lo precede, dei piloti che lo precedevano. Ed era in terza posizione. E quando si è fermato, quindi era molto sicuro di sé, Certo, perché comunque poteva fiducioso. veramente fare una bella gara e giocarsi anche oggi Qualcosa di qualcosa grande. di grande, bravo, per non dire altro. Hai E visto dove è stato? invece poi con la seconda gomma nuova non ha trovato il giusto ritmo, non ha trovato il giusto feeling. Adesso stiamo cercando di capire il perché, il per come, cosa sia effettivamente successo. Noi sulla moto non abbiamo toccato niente, neanche la benzina per capirci, quindi mi sono messo le gomme nuove.
Però diciamo che doveva ammazzarsi per girare un Su quel ritmo, che invece per me riusciva molto facile, era molto efficace, arrivava subito. Esatto. Quindi secondo me, anche considerando tutto, anche tamponato bene con questo quarto posto, appunto in volata con Danilo, che da dietro è venuto su velocissimo poi nella seconda parte, perché lui praticamente è successa la cosa opposta. Esatto. Prima faceva fatica, invece con la seconda gomma ha strato benissimo. Esatto, e Petrucci si è andato su ed è riuscito ad agguantare questo podio. Spiace appunto per Locatelli, che lui nel finale si stava giocando qualcosa di grandissimo, la sua prima vittoria in Superbike, ma purtroppo Andrea è finito a terra. Però secondo me a Locatelli bisogna riconoscere il merito di un grandissimo weekend. Bravo Loca, è stato lui a tenere su la bandiera Yamaha un weekend non molto facile. E poi abbiamo quinto Bulega, sesto Rinaldi, anche lì Rinaldi stava facendo davanti molto bene nelle prime battute di gara e poi un po' la gomma l'ha lasciato per strada. Dietro di lui Sam Lowes, Gerloff, Eigerter e Vandermark con la prima delle BMW in una domenica dove la BMW stamattina Toprak ha festeggiato il podio con Toprak, però poi al pomeriggio appunto Toprak dopo due giri ha rotto il motore. È stato veramente un episodio molto se vai anche un po' da capire, perché è il secondo motore che BMW si spacca dopo quello di Gerloff nei test. E poi fuori dal prototema abbiamo dalla top 10 abbiamo Bassani, Gardner, Vierge, Oettel e Bradley Ray. Dennis, giusto un po' così, un po' per tirare le somme finali, ti dico, io penso che Iannone abbia fatto un grandissimo weekend. Voi siete stati davvero bravissimi, come Team Go Eleven avete fatto un percorso straordinario. So che vi girano le balle in una maniera grande per questa Super Pole Race di questa mattina, perché la vittoria era veramente lì. Però io sono convinto che voi davvero, cioè, avete fatto qualcosa di incredibile. Ovvio, vincere è tutta un'altra cosa, però penso che potete andare a casa con tante belle risposte, anche se Iannone magari se qua vi dice bravo, cioè, Riccardo, però io volevo arrivare alla vittoria. No, sai cos'è Riccardo? È che vai. Sei mesi fa, quando abbiamo deciso di fare questa sfida con Andrea, no? Insieme, pensare di dire cavolo, arriviamo alla prima gara, ci giochiamo già la vittoria, facciamo un po' la vittoria, abbiamo l'opportunità, sì, la vittoria per giocarci anche la vittoria, ci avresti messo la firma, cioè di fare quello, certo, che abbiamo fatto qua, cioè andare via quarti in classifica alla prima gara, ci avresti messo due firme e la casa ipotecata, ciao, cioè, capito, saresti stato ciao, perché partire da questo punto di partenza, quindi dobbiamo essere contenti per il punto di partenza che abbiamo, e quindi questo sicuramente ci dà motivazione e ci rende contenti. Però è anche vero che quando sei lì e vedi che puoi fare qualcosa di più e non riesci a ottenerlo per un motivo o per un altro, poi ti girano parecchio. Lo capisco. No, quindi beh, a me ad esempio oggi mi girano veramente tanto. No, infatti Dennis, prima di fare il video abbiamo parlato un attimo. Io lo ringrazio innanzitutto che ho voluto fare il video che c'è, perché era veramente... un po', ovviamente, un po' affranto, però... Sai come si dice, no, Riccardo? O ne lasciate perse. E quindi, sai, te la lasci e dici, bene, sono contento, partiamo da una buona base, sì, potenziale però... alto, comunque abbiamo fatto un podio, che anche noi Goelè abbiamo tornare sul podio, è una bella cosa, infatti. Siamo contenti, eravamo molto felici, lo siamo tuttora. Però sai, qui non ti accontenti mai, no? Quando... se hai il potenziale per fare quinto e fai terzo, minchia, fai dei salti così, ma se hai il potenziale per poterti giocare e fai per terzo, vincere. Cavoli, però è sempre un po' così. Poi no, vabbè, senza soffermarci dai su di noi, che secondo me Andrea è stato bravissimo, è stato impeccabile. È stato grande. È stato un grande. Andrea è stato un grande, bravo. Ha dimostrato veramente... Ci ha anche offerto i Nutella Beats, qui si è venuto in sala stampa, fa ragazzi, volete qualcuno? E faccio, guarda, da mezzogiorno che non mette niente tra i denti, se vuoi Andrea. No, è un talento fortissimo, è una bellissima persona. Mi è piaciuto. Bravo Andrea, sono contentissimo di poter lavorare con lui. Io ti dico, Dennis, penso che... Vai. Finisci tu. No, stai dicendo, vai pure. No, ho detto, senza parlare troppo di noi, no? Perché no, sembra ma che... Io ti dico, assolutamente, cosa... no, ma parliamo anche degli altri. Cioè, Iannone è bravissimo, io ti dico, sono contentissimo anche per Danilo, che ieri è stato sfortunato al pit stop, ha già fatto una grandissima rimonta. Vedere Petrux qua, vedere Petrux e Iannone qua in posa a fare le foto, che abbiamo fatto una foto, era lì che ridevano, che scherzavano come due amici vicini di casa. Una bellissima immagine di questa domenica della Superbike. Mi dispiace un po' per Bulga, che oggi
così un po' mancato, ha fatto una brutta partenza. Michael poteva fare, secondo me, qualcosa un po' di più, perché era stato bravissimo la prima parte di gara, bravissimo anche Loca, che davvero stamattina è stato fortissimo, è andato nella gara 2 a giocarsi la vittoria. Davvero, io penso che questo weekend tutti gli appassionati italiani devono essere felicissimi di quanto hanno fatto i nostri portacolori, le nostre squadre, che hanno davvero tenuto alto il tricolore, e soprattutto secondo me hanno fatto avvicinare tante persone alla Superbike che magari prima manco sapevano cosa fosse. Sì, e devo dire che secondo me è anche bello vedere volti nuovi sul podio, giocarsi le gare. Siamo sempre stati abituati diciamo ai tre moschettieri, no? Esatto. Ria, Toprak e Alvaro. E da questa gara qua abbiamo visto che ci sono dei volti nuovi che hanno un gran potenziale, che vanno forte, e ci sono state delle conferme, e per me questo qui è bello e interessante. Una cosa che secondo me va notata, va sottolineata, diciamo, è la Kawasaki. C'è la Kawasaki, ecco, col nuovo regolamento che ha ottenuto le concessioni che chiedeva. Si è messo a andare forte, cioè anche oggi sul rettilineo le Ducati non la passavano. Alex Rossi grande spinta. Sì, quindi adesso aspettiamo di vedere Barcellona cosa succede, però da di qui possiamo dire che Kawasaki ha fatto un bello step, è tornata competitiva come qualche anno fa, e Lous ha fatto un weekend da paura, spettacolare, tanto di cappello, anche smesso, cioè, vittoria straordinaria stamattina e anche oggi pomeriggio in gara 2 con la magia nel finale. Bravo anche Bautista, che è riuscito a mettere, dai, un po' a rimediare tutti i problemi che ha avuto questo weekend. Alvaro l'ha detto, io pensavo che gli ultimi tre giri la gomma esplodesse da un momento all'altro, e sono detto tieni, perché se ci fosse stato con 2 o 3 giri non so come sarebbe finita. E niente, Dennis, noi siamo arrivati alla fine di questa lunga settimana qua a Phillip Island. Io ti ringrazio, perché dai, mi fa piacere che sei ancora qua con noi anche quest'anno, nonostante i tanti impegni. Davvero, Dennis è un grande collaboratore, ormai un opinionista, team manager. Ormai siamo una coppia di fatto, no? Ormai siamo qua, noi siamo ormai qua, voi vedete, ci trovate dei circuiti. E no, dai, ti dico, mi ha fatto molto piacere, complimenti davvero. Ci verrai, Riccardo, ai test di Barcellona? Ma allora, noi adesso dobbiamo discutere il budget, perché ma ascolta, se tu hai vieni in camion, va bene, ti metto nel gavone del camion. Guarda, un servizio che mi piacerebbe fare, sai qual è che è? Questo poi magari ci penseremo, ne parleremo con Scalera. A me un servizio che è sempre piaciuto fare una trasferta con i ragazzi che appunto portano le moto alle Stiri Box, che tu tipo parti una settimana prima, e fare una trasferta dove tu racconti on the road, viaggio verso la Superbike, e quello insomma sarebbe un bel racconto, dentro a dormire, ti fa una bella vita proprio, cioè un paio di giorni, una trasferta, la scegli nel camion, così proprio vivi il weekend della Superbike, partendo la settimana prima, cosa vuol dire prendere, mettere le moto nel camion, arrivare, scaricare, allestire il box, montare. C'è tanto da raccontare. Io devo montare il box, io faccio il video. Certo, io faccio il video. Raccontare tutto e viverlo da dentro. Devo davvero la bado. Fammi fare qualcosa di semplice. Metto su, tiro giù lo stand, poi ti faccio 20.000 euro di danni. Ebbene, grande Dennis, grazie a tutti ragazzi. Dai, io spero che tutti sono divertiti a casa. Secondo me sì, perché assolutamente. Dai, quindi. Niente, io mi sono divertito anche noi, quindi spero anche loro. Ragazzi, ci vediamo a Barcellona. Ciao a tutti, ciao.